Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del bilancio e della legge finanziaria. Sono previste risorse per 11,3 miliardi di euro, di cui circa 10,2 miliardi di fondi regionali. Principali nodi da affrontare: il piano di rientro per la sanità, le risorse per il trasporto pubblico locale e le politiche sociali, i fondi per la cultura. Il Consiglio regionale ha partecipato alla fiaccolata organizzata in occasione del 25 aprile e ha promosso con il Comitato Resistente Costituzione lo spettacolo Musica e Teatro per la Resistenza, che si è svolto davanti al Museo Diffuso di Torino. Esibizioni dell'Accademia dei Folli con Lettera alla Vita, Se il cielo fosse carta, della compagnia Marco Gobetti con il monologo 1863-1992 di Giovanni Inoltre e di Fabio Caucino con testi originali tratti dal suo ultimo album Io cambio. Sentiamo Fabio Caucino. Il senso di questa giornata del 25 aprile è un senso di liberazione. Nello specifico come cantautore cercherò di dare il mio piccolo contributo affinché tutti inizino finalmente ad avere un piccolo libero pensiero, che forse non sarà rivoluzionario, ma se iniziamo a cambiare noi stessi forse potremo un po' cambiare il mondo. In occasione della festa della liberazione, il progetto Vitrine alle radici della democrazia espone opere di 5 artiste. I lavori rimarranno visibili fino al 9 giugno in 5 luoghi simbolo del Piemonte: a Torino, a Palazzo Lascaris, alla Galleria d'Arte Moderna e al Museo Diffuso della Resistenza, a Cuneo al Centro di Documentazione Territoriale e a Verbania Fondotoce alla Casa della Resistenza. Cristiano Liardo, in rappresentanza dell'Associazione Consumatori Piemonte, è stato eletto nell'ufficio di presidenza della Consulta dei Giovani, che ha anche approvato il piano di attività per il 2013. Primo appuntamento il 9 maggio a Palazzo Lascaris per il convegno su minori e informazione, a cui interverrà anche Don Luca Peyron, delegato del Vescovo di Torino per la pastorale giovanile. Cristiano Liardo, ufficio di presidenza Consulta Giovani. Sarò disponibile ad accettare qualsiasi proposta di qualsiasi progetto giovanile, ma soprattutto non di colore politico, e continuerà a sostenere i progetti che ho già proposto io ed sono stati messi all'interno del piano attività della Consulta regionale dei giovani. A Palazzo Lascaris sono stati ricevuti i corsisti del Master in World Heritage and Cultural Project for Development del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, CIFOIL, di Torino. Agli ospiti stranieri è stato illustrato il sistema di gestione dei beni culturali in Piemonte. Il 9 maggio 2013 si celebra la Festa dell'Europa e l'ingresso della Croazia nell'Unione. A Torino, mercoledì 8 maggio alle 19:30 nel foyer del Teatro Regio, concerto del coro della Marina Militare Croata con il coro dei bambini del Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi. Dal 6 al 21 maggio ritorna l'iniziativa per riscoprire il piacere di leggere, il Maggio dei Libri, promossa a livello nazionale dal Ministero dei Beni Culturali. In Piemonte coinvolge la Biblioteca della Regione, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, il Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia di Palazzo Barolo. Il programma sul sito del Consiglio Regionale. Ed è tutto dal Consiglio Regionale. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.